Allora, Daniele Fanelli, vi faccio il video relativo alla firma digitale della tavoletta, perché ho visto, insomma, che è una cosa che vi interessa abbastanza, per farvi vedere che firma tutto. Quindi, apro un qualsiasi file PDF, no, questo già l'ho firmato, questo va, tanto poi lo controlli per migrazione. Ok, allora va fatto, tanto basta che lo fate una volta sola, su opzioni, quindi questo è il programma della tavoletta Wacom, e andate su. Quindi il programma è questo, Wacom Cine Pro. Ok, andate sulle opzioni, certificati firma. Questo è il certificato di Windows e basta. Ecco qui. Aspettate, lo ingrandisco. Dire invece che consenti solo compilazione in modulo e firma. Consenti compilazione modulo, firma e commenti. Certifica documento. Ecco, tutto qua. Vi faccio vedere. Io metto come si chiama? La marca temporale, verbale assemblea, così vi dà ulteriore. Ecco. E ulteriore validità nel verbale, questa certifica il giorno e l'ora, e poi gli metto le firme. Fabrizio Moro, verbale assemblea del 16 dicembre, non lo so. Va bene, ok. Si delinea lo spazio dove bisogna firmare. Io adesso ho la tavoletta che si sta attivando. Eccola qua. Allora, Fabrizio Moro. Ok, dico la tua firma? Sì, ok. Eccola là. La firma con la certificazione sotto. Eccola là. Vedete che intanto sopra sono rimaste attive la firma e le marche temporali. Allora, aspettate, mi sei incastrata la tastiera. Ok, l'altra firma. Daniele, quindi parliamo del presidente e del segretario. Daniele Fanelli, verbale assemblea del 16 dicembre 2019. Ok, lo faccio firmare di qua. Si è accesa la tavoletta, eccola là. Allora, ecco, l'ho fatto anche velocemente per farvi vedere che è abbastanza. Ecco, anche il cuoricino. Ci potete fare tutti i cosini che vi pare. Le stelline, ecco. Mi certifica pure, no, la stellina è venuta proprio brutta, eh? Io non lo so fare la stellina, eccolo qua, quello è il fantasmino, che cos'è, boh, vabbè, vai, ok, ecco lì, quella è la firma con la certificazione, quindi ci sono entrambi le firme con le marche temporali. Se ci sono più fogli, l'unica cosa che faccio è io aggiungerci su ogni foglio la marca temporale. Di solito la metto dove c'è lo spazio bianco, ecco, al terzo foglio ci metto un'altra marca temporale. Così ogni foglio è certificato dalla stessa marca temporale, in un qualsiasi punto bianco, eh. Ecco. Adesso non lo salvo il file perché sennò non è più modificabile, non lo posso più utilizzare questo file, ma era solo per farvi vedere che entrambi le firme sono utilizzabili. E sono andato qua e è questa l'opzione che va attivata, molto semplice.
Ok? Ciao.